Oddio, fammi, ci vede la patta dei pantaloni. Ben ritrovati ragazzi sul mio primo canale YouTube. Oggi, ebbene sì, come avrete potuto ben vedere dal titolo di questo video, sono una testa di cazzo, ho ricomprato la PS Vita, modello Wi-Fi, già come quello che possedevo. La vecchia PS Vita l'ho data per comprare il Wii U, per spendere meno per il Wii U. E dunque adesso andiamo con questo unboxing velocissimo di questo modello Wi-Fi di PS Vita e dei rispettivi giochi che ho preso insieme alla console più diaffatta, la memory stick da 4 giga. Ragazzi, dunque ringrazio intanto la mia ragazza Sonia che mi sta aiutando qua in questo unboxing di Offa di nuovo di questa PS Vita. Partiamo subito con quindi l'apertura della scatola, appunto come ho già detto mille volte, come ripeterò in questo video altre mille volte, ho dovuto cancellare il vecchio video dell'unboxing della PS Vita al day one, che avevo fatto al day one perché per motivi di copyright mi avevano messo una violazione per la canzone che ritroverete poi dopo. Tanto qua, ecco, subito plastichine odiose. Voglio fare anche un video abbastanza veloce qua per questa inserita, quindi così andiamo ad aprire. Qua la scatola è sempre la stessa, la inserita, ricordo a tutti che ha subito diversi abbassamenti di prezzo, per fortuna, nel frattempo. Qua ci sono tutti i vari manuali che non stiamo a perdere tempo a vedere. PlayStation Network, per collegarsi ti spiega diciamo tutto il collegamento al PlayStation Network, le carte che ho doppie perché quelle che ho dato dentro al GameStop l'altra volta non gliele ho ridate, quindi ce l'ho a casa da qualche parte. Qua dentro si apre così e troviamo il cavetto USB che serve per collegare la console al PC e all'alimentatore, adesso questo qua è l'alimentatore, e il cavo che va direttamente diciamo alla corrente. Quindi praticamente questi tre insieme fanno vari collegamenti alla PS3, al PC e anche per alimentare la console. La console è qua, dovrebbe essere praticamente identica, ricordo tutti che è nuova, non l'ho ricomprata usata, l'ho presa nuova. Ricordiamo il prezzo, l'ho presa a 189€ con questo gioco qua, Little Big Planet. C'era questa offerta da GameStop, ma dando dei giochi dentro alla fine ho pagato il tutto 200€, ma ho preso due giochi e una memory da 4 giga, quindi un prezzo ancora abbastanza onesto per la versione, ricordo tutti la console è nuova, non è usata. PS Vita, secondo me, grande console che avevo dato via solo per motivi, diciamo, non volevo spendere troppo per il Wii U. Comunque non stiamo a perdere tempo e dunque questa è la console che mettiamo momentaneamente da parte, ma non stiamo ad accenderla, un unboxing molto veloce. Andiamo a scartare quindi adesso i giochi, Little Big Planet per PS Vita, altro gioco che dovrebbe essere molto bello. Ovviamente ho comprato due giochi che non avevo preso per PS Vita, quindi non ho giocato. Adesso andiamo ad andare a aprire, ah c'è qua la pellicolina, io mi stavo sfasciando le dita. Va, che paura, va! Scusate ragazzi, problema tecnico. Ok, ci sono riuscito, lascia stare, non mettere più in pausa, scusate. E qui andiamo a vedere quindi dietro cosa c'è scritto. In una parte è arrivata Little Big Planet, ma nulla come sembra, dietro le luci colorate di Cameraglio al misterioso burattinaio trama e muore i figli del mondo. Grazie Yurino dell'aiuto per averci letto questa. Ma Dio fa, già un codice, qua mi fregate il pass online. A parte che vabbè, non credo che in molti giochino online a Little Big Planet che si è visto, però magari poi mi sbaglio. Questa è la cartuccia di gioco. E insomma, andiamo a riporla subito nella. Nel suo astuccio. Questo era Little Big Planet per PS Vita. Gioco, ricordiamo che GameStop c'era il commesso che era un ladro, voleva fregarmi. Già loro di professione sono dei vari, diciamo, Gaemon e Lupin. Comunque voleva, mi ha fatto la valutazione, io gli ho detto vabbè ti lascio Little Big Planet per PS Vita,
scalamelo dal prezzo di FIFA. Sapete quanto lo valutavano? 5 euro. Dei ladri come non si sono mai visti. Bene, l'altro gioco è FIFA 13, anche questo l'ho preso per giocare un po' varie partite. Gioco che questo lo vende ancora, quei ladri del GameStop lo vendono ancora a 29 euro. Tra un po' uscirà FIFA 14. Comunque qua andiamo a leggere come Bruno Longhi la parte dietro. EA Sport FIFA 13 per PS Vita offre una vera esperienza calcistica da console HD nel palmo della tua mano. Gareggia per la coppa e divertiti con grafica in alta definizione e la tipica dinamica di gioco della serie FIFA, la dinamica di gioco più vasta e completa mai creata da EA Sport per un dispositivo portatile. Bene, gioco tutto in italiano, uguale alla versione per PS3, quindi non cambia un cazzo, e devo dire che comunque anche la versione per PS Vita di FIFA 13 è molto molto bella. Bene, chiudiamo qua di questo unboxing, ragazzi, le carte qua della realtà aumentata non andiamo a vedere perché tanto sono delle cagate, e c'è ancora la memory da 4 giga. Anche questo non vado a fare l'unboxing perché è una cosa abbastanza inutile, è una schedina, sarebbe la memoria da 4 giga. Qua potrete scaricare già abbastanza contenuti, anche se la memoria migliore è forse quella da 8 per avere più dati, più cose. Comunque già qua potrete scaricare un botto di roba. Bene, una breve pausa e poi chiudiamo questo video. Benissimo ragazzi, dunque chiudiamo qua questo video, questo re-unboxing di questa PS Vita modello 3G. L'ho dovuta riprendere perché per vari motivi personali mi muovo molto di più con i mezzi pubblici, e dunque adesso mi serviva una console portatile, quindi con la PS Vita mi ero trovato abbastanza bene, quindi anziché riprendere il 3DS alla fine ho optato per riacquistare la PS Vita. Mi fermo qua, però prima chiudiamo questo video con la canzone che ho velocizzato un po' per motivi di copyright. Altrimenti mi mettono di nuovo una violazione del copyright qua sul primo canale, e dunque ho dovuto velocizzarlo un po'. Comunque la canzone che Albano ci aveva cantato nell'altro unboxing nel primo video unboxing che avevo fatto della PS Vita. Chiudiamo così il video, quindi la linea ad Albano, noi ci ritroviamo presto con altri gameplay, recensioni e quant'altro qua sul primo canale. Daniele Maggiano, un saluto a tutti. Scrive sempre stai con te. Io non penso che a te solo, nuovo pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi cuore che spumore, si sarà lo primo amore. Ragazzi, come avrete potuto ben vedere dal video, oggi qua nuova postazione, inizierà una nuova serie. Ma cavolo,